Piaciuta? Grazie. Come no, sei grandissima. Grande, dico grande, grande, grande. E cosa, non parlo, io parlo italiano. Ah, tu parli l'italiano? Ma perché te come ti chiami? Mi chiamo Edward. Edward Moreno? Moreno, sì. Moreno, ok, Moreno, Moreno. Eres de Ciudad de México? Sì, 100%, hecho in México. Hecho en México, fatto in México, come fosse un prodotto. Vieni qua, avvocato, vieni con me. Ah! Andiamo. Ti do del tu perché sei giovanissimo. Ah, grazie. Anche tu ti vedi e sei meravigliosa. Sì, mi mantengo abbastanza bene, però insomma io gli anni ce li ho, eh. Veramente sì. Senti, caro Edward, tu praticamente. Ecco, siediti qua, qui vicino a me. Tu praticamente metti dei volantini a Bologna perché sei, non solo sei avvocato, ma dopo adesso lo diciamo, ma tu praticamente componi dei siti web e tu, siccome vivi a Russi, in provincia di Rosso, Ravenna, però porti volantini a Bologna e vorresti andare a vivere, sai che è la mia città. Io Ah, sono sì. là, io spero proprio È che bellissimo. qualcuno ci senta e ti chiami per fare un sacco di siti web a No. Bologna. Saresti contento? Completamente. Completamente. Allora, tu sei, dicevo prima, avvocato. Sei avvocato perché c'hai la testa dura, te, No, eh? No, non dico nel senso buono, ma nel senso buono, perché te non sei nato in una famiglia proprio dolce, cioè ti è mancata quella. Lo capisci che non ci poteva essere perché ci sono dei motivi complicati. Facciamo un piccolo percorso, piccolo piccolo. Certo. Allora, dunque, tu nasci e a 8 anni senti già che tua mamma e tuo papà nasce in Città del Messico e cominciano a discutere, liti, cose varie, vabbè. E dopo tuo papà non c'è più, muore. E però prima di morire. Lui lascia la casa ai figli di un precedente matrimonio e tua mamma si arrabbia molto perché tu hai anche due fratelli, Eric e Liliana. Liliana. E Liliana. Ok. Allora, lei è in affitto, non ha più i mezzi, deve andare a lavorare. La prende molto male come carattere questa cosa perché diventa nervosa, diventa irascibile e voi bambini non capite tanto bene perché se tu avessi avuto 20 anni potevi capire, no? La situazione. Ma un bimbo diceva perché la mia mamma non è buona? Ma lei andava a lavorare in un ristorante, faceva la cassiera, tornava alle 2 di notte e quando tornava la mattina dopo non vi preparava la colazione. Come una mamma che sta in casa, era, diceva arrangiatevi, sbagliavate qualcosa, punizione, ma era lei che aveva dentro di sé una vita molto complicata. A un certo punto però incontra un signore più grande di lei, perché tua mamma è una bella donna, come si chiama? Adela, vero? Adela. Ecco. Lei è una bella donna, incontra un signore che si chiama Raul Raul Ayala. e praticamente lì la vostra vita cambia. Ecco perché dico che sei testardo, perché andando a vivere in un quartiere migliore, tu hai fatto una scuola privata e ti sei messo in testa, pur a quando avevi 11 anni già vendevi giornali, facevi Sì. lustrascarpe, perché tua mamma ti ha detto sempre la vita è fatta di sacrifici, vero? Sì, quello Quello sempre sempre, ma questo l'insegnante. non fa male a un ragazzo perché dà una certa solidità, ma te sei stato straordinario, perché è andato a questa scuola e pur avendo una situazione in casa. Come dire, ma nemmeno brutta, perché la mamma non c'era, questa è la verità. Viaggiava con questo signore, sempre elegante, però voi figli avevate bisogno dell'amore, questo hanno bisogno i bambini. Però invece a scuola eri bravissimo, hai preso addirittura la borsa di Sì, studio sì. e quando tu a un certo punto a 18 anni eri pronto a discutere la tesi, sei andato. Da tua madre, che nel frattempo aveva lasciato Raul, dalla città si era ritirata in campagna, a Potosì, come si chiama San qui? Luis Potosí. Sì, Potosì, e tu sei andato con la tesi dicendo: Mamma, io fra poco mi laureo! E lei invece, niente. No.
Era un po'. Si è rimasto malissimo te? Un po' indifferente perché mancava. Un po' indifferente. Ma perché lei. Perché è una donna che evidentemente non sapeva più amare perché a sua volta aveva avuto un'infanzia complicata, una vita complicata. E quindi tu si è arrabbiato moltissimo quel capodanno del 99, hai sbattuto la porta e detto basta. Quando ti sei laureato eri solo. Tutti hanno i genitori, gli amici, tu laureato, ma hai una testa forte, sei veramente un ragazzo cresciuto d'acciaio, perché davanti a una situazione così, come posso dire, traballante, non solo a Città del Messico, ma anche a Città del Messico, uno può prendere delle strade molto pericolose. Io lo conosco bene, Città del Messico, giusto? Quindi, insomma, potevi diventare qualcosa di diverso, che invece sei diventato un ragazzo fantastico. Allora, lui cosa fa? Prende su e dice, ok, basta, mia madre non mi dà questa soddisfazione, io parto, va a Madrid. E si accorge che la sua laurea non vale, perché tutte le lauree prese fuori dall'Europa non valgono. Allora, vai a Londra. Già a Madrid incontri una ragazza che si chiama Angelica, una bella romagnola che insomma ti guarda negli occhi e dice sto messicanino lo voglio io. Poi va a Londra, non la vede più e lei, pronto? Edward, sono qua. Insomma se lo sposa, in poche parole. È stato così, sì. E ti porta in Italia e finalmente sei felice perché Angelica veramente è, come si può dire, il tuo dottore del cuore. Definitivamente. Definitivamente, sì. Ok. Tu a questo punto hai messo un po' una pietra sopra al tuo passato, però nel cuore hai sempre, come posso dire, la tua storia, della tua famiglia d'origine. Cos'è successo? Nel 2008, di colpo, arriva una email da tua madre e comincia una corrispondenza fitta, come due innamorati. Io le ho lette queste email, non le faccio vedere al pubblico, ma due innamorados proprio, piene di perdonami, ti voglio bene, mi manchi molto. E tu a questo punto come hai reagito? Al principio era un po' sfidato, sconfiato. Sì, senza come non aveva fiducia. Ma dopo cominciavo a parlare con lei e lei si faceva vedere un po' più aperta, calda. Sì, un po' più, quindi amorevole, alla fine dolce. Ci abbiamo parlato forse 8 volte sul Messenger con la camera fotografica, con la camera webcam. Con la webcam, certo. No, è stato bellissimo. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Senti, comunque, lei, Angelica, è il tuo dottore del cuore, va bene? Però vedi, Roma, questo auditorium, cura anche questo auditorium le ferite, sai? Perché da oggi tu avrai una vita diversa, non attraverso la webcam, non attraverso la virtualità dell'internet, ma abbracciando veramente tua mamma, perché dopo 9 anni, mamma Adela dal Messico è qui! Non ci credo! Buongiorno mamma, mi dico come va a vederti, 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 come va a Angelica è stata il mio gancio, naturalmente, mi hai raccontato tutta la storia di Edward e noi a Carramba non siamo nient'altro che il tramite di ricongiungimenti straordinari, perché ci vuole sempre qualcuno vicino, qualcuno che ama senza confini una persona, perché gli faccia questa sorpresa e da oggi cambierà, grazie ad Angelica, e noi abbiamo fatto solamente appunto il filo di rame, cambierà la vita di Edward.